Grazie, buongiorno a tutti. È per me ovviamente un piacere essere qui in rappresentanza dell'Ordine Geologi del Lazio, del quale porto i saluti in un contesto importante, in una sala affollata, che testimonia ancora una volta, ma queste testimonianze sono quasi quotidiane, quanto interesse comunque la comunità geologica desta in iniziative come questa, delle quali tra le altre cose la dottoressa Nisio va apertamente ringraziata per un lavoro organizzativo che è stato importante e che, vista l'affluenza, è stato anche piuttosto efficace. Oggi il tema è quello dei sinkhole, come hanno detto già i colleghi che mi hanno preceduto, un argomento che è stato fino a poco tempo fa un argomento di nicchia, un argomento che soltanto di recente ha avuto come dire, un peso specifico importante nel calderone, nel contenitore delle problematiche che più generali investono il dissesto geologico e il dissesto idrogeologico. Interessano città e regione con statistiche e con numeri che sono via via maggiori. In Italia, Roma, Napoli e Cagliari probabilmente sono le città con evidenze maggiori e a livello regionale, a parte questo, altre manifestazioni importanti si registrano in Toscana, in Abruzzo, in Sicilia anche. Quindi è un fenomeno che vuoi per le modalità di studio che si stanno via via, voglio dire, dettagliando. Vuoi per ovviamente l'interesse che sta destando il problema, è un argomento che perlomeno nell'ultimo decennio è andato gradualmente ad interessare gli studi di settore. Nel Lazio, almeno per quanto riguarda quelle di mia conoscenza, ci sono situazioni che interessano depositi carbonatici, situazioni che interessano depositi di pianura, depositi piroclastici. Mi viene in mente tra quelli che conosco io Monte Lanico, Carpine Toromano, Villada, il Fosso dell'Almone con cavità dovuta ad attività estrattive antiche, ma che poi antiche fino a un certo punto, perché in quella zona l'attività estrattiva è testimoniata fino ai primi anni del dopoguerra, insomma, nel 1955-60 orientativamente. Quindi significa che l'interesse su questa materia, su questo specifico argomento è in forte crescita e di questo va dato atto e merito agli enti che si sono adoperati per affinare modalità di studio, modalità di investigazione, un'intesa fra provincia, fra INGV, il Dipartimento di Scienze della Terra e della Sapienza, nonché l'area difesa del suolo della Regione Lazio, ha fatto sì che le modalità di investigazione e di individuazione e di catalogazione di questi fenomeni sia andato via via migliorando nel tempo a descrivere e a illustrare un rischio geologico che, seppur non tra quelli tradizionali, comunque è un rischio di cui occorre tener conto. È un rischio perché è difficilmente prevedibile, è un rischio perché ha velocità di evoluzione piuttosto rapida, quindi è comunque un rischio in cui il controllo risulta complicato. Tenete conto poi che dal punto di vista normativo questo fenomeno non è stato inquadrato in una cornice ben precisa. I primi riferimenti, perlomeno a livello regionale, una vecchia delibera del 2002, che però non poneva condizionamenti o limitazioni o restrizioni d'uso in caso di rinvenimenti o di riconoscimenti di fenomenologia di questo tipo. Più recente invece una delibera del 2013 che prevede la istituzione di una commissione tecnico-scientifica che dovrà valutare su questo argomento in maniera specifica e ovviamente proporre norme di tutela e linee guida per la salvaguardia del territorio e la pianificazione dello stesso. È chiaro che è una delibera che prevede l'istituzione, speriamo che poi a questa intenzione segua quanto prima un'attuazione e una concretizzazione di questa proposta. Per tutto questo panorama che investe i sinkhole, ma che poi ovviamente può essere efficacemente esteso a tutto quello che il panorama dei rischi geologici ci porta quotidianamente alla ribalta, credo che debba essere ancora una volta e per l'ennesima volta ribadito e rimarcato il ruolo centrale che ha la figura del geologo nello studio di queste fenomenologie, per la sensibilità tipica, specifica del proprio studio, per la sensibilità di leggere processi naturali, per la capacità di approfondire tematiche che stanno alla base di questi processi e che sono, voglio dire, individuabili sia come cause predisponenti che come cause determinanti dello stesso. Ma questo lavoro, nel quale noi geologi, sia in veste di liberi professionisti che in veste di funzionari di
enti e organi che poi nella pubblica amministrazione si occupano di questi aspetti, è quotidianamente reso difficoltoso da situazioni al contorno, chiamiamole così, che non sono quasi mai ideali. Mi riferisco in maniera particolare alla grave, oramai alla cronica, difficoltà di destinare risorse a questo aspetto, a questa materia, a maggior ragione vista la carenza e vista la difficoltà con cui si è lavorato anche a livello economico. C'è da dare atto a chi in questa decina d'anni ha con sforzi enormi comunque prodotto risultati ottimi, quella di cui la giornata di oggi è una dimostrazione, una testimonianza lampante, ma non possiamo dire che certamente l'attenzione delle istituzioni e della politica nei confronti di problematiche di carattere geologico sia o abbia raggiunto livelli elevati, livelli come per esempio sono stati raggiunti da molti paesi europei. Il prossimo fine mese, approfitto dell'occasione per ricordarvelo, a Palermo ci saranno la FEG, la Federazione Europea Geologi, dove queste tematiche verranno discusse in un convegno importante, nel quale purtroppo spesso l'Italia fa ancora da fanalino di coda nella sensibilità che le istituzioni mostrano nei confronti di problematiche geologiche. Quindi siamo ancora indietro, dobbiamo recuperare terreno, e è chiaro che l'aspetto relativo alla distribuzione di fondi, di risorse allo studio e alla soluzione di problematiche di questo genere non può passare in secondo piano. Le priorità dovrebbero essere riviste, le modalità con cui viene gestito il territorio, la filiera delle mansioni, la filiera delle responsabilità, la filiera delle decisioni, che a volte si sovrappongono, si duplicano in uno sforzo che potrebbe essere reso più agevole e anche più economico con una programmazione, con una regia politica, con un coordinamento che spesso, soprattutto in fase emergenziale, manca. Vengono spesso sottoscritti accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni. Io stesso, da presidente dei geologi, ho sottoscritto sia con la Protezione Civile della Regione Lazio che con la Protezione Civile di Roma Capitale degli accordi che prevedano, a titolo completamente gratuito, lo ricordo, la messa a disposizione della cultura geologica da parte degli iscritti nell'affrontare, sia in fase post-emergenziale, ma speriamo poi a regime, in fase di prevenzione, problematiche di carattere geologico. Spesso però, tuttavia, per situazioni anche contingenti, è difficile dare concretezza e attuazione a procedure di questo tipo. I patti di stabilità è la prima cosa che mi viene in mente, quindi già con la difficoltà dei fondi attuare protocolli che comunque prevedano un minimo di spese di gestione è difficile. Se poi in questo ci mettiamo l'ingessatura che un patto di stabilità impone, ovvero l'amministrazione che ha in cassa denari ma non può spenderli in virtù di una scelta delle priorità che quasi sempre pone problematiche geologiche in coda alla lista, e allora vedete voi che il quadro che ne scaturisce è un quadro veramente preoccupante. Tuttavia, con grande fatica ma con abnegazione, come vediamo tutti i giorni in convegni, in eventi, in manifestazioni in cui siamo sempre in prima linea, l'interesse e la grinta con cui la nostra comunità geologica non lesina sforzi, energie e iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica, per far capire a chi decide che poi la tutela del territorio, la tutela della sicurezza dei cittadini non possono essere derogati, è una battaglia che noi non ci stancheremo mai di combattere. Si sente spesso parlare di semplificazioni. La semplificazione non può investire tematiche che riguardano la sicurezza o la tutela del territorio. Recentemente una legge, la 98 del 2013, in un articolo, il 41 bis, che evoca un regime carcerario ma che riguarda tutt'altro, e chi è del campo lo sa, che riguarda le terre e rocce da scavo, ha introdotto, per semplificare, un'autocertificazione del detentore di un rifiuto che dice che quella sostanza può essere considerata terre e rocce da scavo. Questa non è semplificazione, questa è irresponsabilità, questa è incoscienza. La semplificazione deve riguardare aspetti amministrativi, non può investire caratteri ambientali, in cui non solo noi ma tecnici dell'ambiente siamo comunque a dare dei giudizi. Non può essere bypassato questo processo. La semplificazione non è questa, la semplificazione è altro. La semplificazione è quello che dovrebbe consentire di spendere senza lungaggini, senza intoppi burocratici, i
credo, e qualcuno mi corregga se do una cifra non esatta, 1,5 miliardi di risorse che il Ministro dell'Ambiente Galletti ha detto verrà brevissimamente destinato ad azioni urgenti di risanamento, e ha promesso anche entro 10-15 anni un piano nazionale contro il dissesto, che speriamo finalmente, visto che se ne parla da tanto tempo, possa veramente vedere l'alba. Non è possibile avere paura ogni volta che piove. È inutile stare qui a ricordare eventi, l'ultimo che mi viene in mente, il fiume Misa a Senigallia, altre due vittime. Non è possibile tutte le volte in cui questi contesti scientifici si riuniscono comunque a auspicare che qualcosa cambi, e una settimana o un mese o due mesi dopo raccontarci in realtà con delusione, con amarezza, che poco o niente dalla volta precedente è cambiato. Occorre che la sensibilità delle istituzioni, di chi opera a livello normativo soprattutto, verso questi fenomeni cambi. Se, come ho sentito dire, non so da quale politico, per evitare poi di fare gaffe e di schierarmi, ha detto che la difesa del suolo è l'infrastruttura pubblica prioritaria, se è vero questo e queste sono le intenzioni vere, allora occorre che a questa industria vengano destinate risorse, perché sennò questa industria sta morendo. L'ambiente nelle priorità dei governi che si sono succeduti è sempre stato uno dei temi all'ultimo posto, però nel frattempo e periodicamente noi ci vediamo a contare vittime e danni. Io spero che l'andazzo cambi. Dal punto di vista personale non lesinerò mai l'impegno a sollecitare, ad auspicare nuove iniziative, nuovi eventi. La giornata di oggi, così affollata per un tema oltretutto di nicchia ma comunque non meno importante, testimonia che l'attenzione per la comunità è un'attenzione elevata. L'importante sarebbe che quello che ci diciamo, e sul quale credo la patria e noi tutti siamo perfettamente d'accordo, trovi poi un modo, una sponda esterna per arrivare sui tavoli che contano. Io spero questo. Non mi dilungo oltre, la giornata è intensa, gli interventi tecnici sono di livello e quindi non sottraggo altro tempo. Ringrazio tutti e auguro una buona giornata di lavoro. Grazie. Grazie dottor Troncarelli, grazie anche per aver rievidenziato nuovamente, qualora ce ne fosse stato bisogno, proprio la carenza che c'è nell'ambito, diciamo, della gestione politica dell'Italia, di una cultura che io chiamerei proprio geologica, ecco, sulla cura dell'ambiente. E, è chiaro che l'ISPRA ha un forte contatto, diciamo, con i colleghi dell'ordine, proprio perché voi vivete a maggior ragione proprio la realtà del territorio proprio più in dettaglio, e quindi anche noi auspichiamo che si possano trovare fondi e risorse per far sì che che l'ambiente venga gestito e affrontato da chi ne è culturalmente preposto, ecco, non da figure terze come purtroppo è successo quasi sempre fin d'oggi.